Pronti, pronti? Voi chiedete, io rispondo. Ecco a voi Argo, pronto per fare la toilettatura. Siccome lo portano regolarmente, a differenza del cavalier che vi ho fatto vedere l'altro giorno, la schiena è praticamente quasi a posto, quindi basterà slanarla veramente molto poco. Non ha assolutamente bisogno di essere strippato, ma solo di essere slanato, e quindi si procede così. Incomincio a slanarlo per bene sulla schiena. Anche per questo è importante portare costantemente i cani, perché poi noi e anche loro subiscono meno lavoro. A differenza del cavaliere dell'altro giorno, ci avrò messo un quarto del tempo. Perché lo faccio prima durante la preparazione? Perché così ho meno pelo da lavare e da asciugare. E questo mi fa risparmiare tempo. Guardate la differenza. Proseguo quindi nella preparazione delle orecchie. Queste sono le tre testine che io utilizzerò per la preparazione delle orecchie. Passo quindi la 40 in tutto l'interno dell'orecchio. Fare correttamente l'orecchio del cocker è importantissimo perché gli cambia letteralmente la faccia. Quindi nei cocker dovete sapere che appunto l'interno si tosa, non ha bisogno di avere questo pelo qua. Innanzitutto per una questione di igiene, ma poi perché è lo standard di razza così. Monto quindi poi una 10 e faccio tutto il contorno a circa un terzo di orecchio. Letteralmente prendo i bordi in mano dell'orecchio e faccio fino a un terzo. Proseguo quindi poi con la 7F, togliendo dall'attaccatura dell'orecchio fino a un terzo, praticamente fin dove mi sono fermata con la 10 per i bordi, cercando di uscire poi alla fine per dare quell'effetto sfumato. Faccio i sottopiedi, il giro del piede, taglio tutte le unghie, accorcio leggermente le frange e poi lo farò meglio quando avrò il pelo pulito, e mi preparo così per il lavaggio. Come sapete, i cocker sono veramente pieni di pelo, soprattutto sulle zampe, e quindi è importante pulire bene queste zone, perché poi sono delle zone dove si formano anche dei nodi in mezzo ai polpastrelli. Eccolo qua, questo è prima del lavaggio, durante il lavaggio e durante l'asciugatura. Sicché dopo averlo asciugato e stirato bene il pelo, lo rimetto sul tavolo e procedo a pettinare e a ripassare tutte le frange. Procedo quindi con il taglio igienico nella zona dei genitali e sulle ascelle. Nelle ascelle di solito si formano tantissimi nodi perché è una zona di sfregamento. Nella zona dei genitali ovviamente viene fatto per questioni igieniche, appunto. Controllo le unghie di averle fatte tutte, ragazzi, questo è un check che faccio sempre. Ripasso la schiena, ma mi accorgo che viene veramente via poco, avevo già slanato molto bene prima. E così comincio a fare il taglio. Accorcio le frange di circa 1,5 cm/2 cm in modo da fare taglio estivo. Purtroppo chi ha un cocker lo sa, in questo periodo soprattutto i forassacchi tirano su veramente il mondo. Quindi procedo accorciando tutto, faccio bene il giro delle zampe, piede a gatto ed eccolo qua, pronto. Ma quanto bello è! Un bacio!